Tutti noi sappiamo che il buddismo, almeno nel modo come lo conosciamo, vediamo come ce lo dirà, come ce lo presenterà il professor Sferra, è basato sul principio della meditazione, vero? E credo che in questo momento alcuni dei nostri colleghi è bene che comincino a meditare invece di parlare, perché secondo me gli farebbe proprio bene. Prima meditate e poi parlate. Detto questo, io non posso che cedere la parola davvero con enorme piacere al rettore dell'Orientale, la professoressa Viganoni, che presenterà il professor Sferra e che ascolteremo tutti con grande interesse. Prego, Lida. Grazie. Rapidamente, per lasciare subito la parola a Francesco Sferra, un saluto da parte dell'Orientale qui alla ormai abituale incontro qui alla corte di Federico II, con la presenza di una conversazione da parte di un docente dell'Orientale come questa sera, e questo conferma, come ha detto Massimo Marrelli, il rapporto di collaborazione che da sempre esiste tra questi due atenei. Noi siamo presenti con questa nostra conversazione, appunto, le messaggerie orientali su temi e settori e competenze che sono patrimonio dell'Orientale, rappresentano le nostre specificità. La conversazione di questa sera, come è stato detto, è affidata al professor Francesco Sferra, il buddismo tra immaginazione e realtà. Francesco Sferra è uno stimato docente con un profilo di ricerca a livello internazionale, membro di numerose associazioni scientifiche, coordinatore di progetti di ricerca internazionali, docente di lingua e letteratura sanscrita nel nostro Ateneo, quindi è la persona giusta per affrontare un tema di questo genere. Aggiungo, prima di lasciare la parola a Francesco, aggiungo che per quanti appassionati, già appassionati di buddismo o che a partire da stasera troveranno interessante coltivare questo campo, nell'Ateneo è attivo dal 2002 un centro studi sul buddismo, attivo appunto dal 2002, coordinato e presieduto dalla professoressa Giacomello Rofino, che è qui con noi, che è un centro studi e anche un centro di ricerca che organizza molti incontri e molte iniziative che sono ovviamente aperte a tutti, quindi per chi poi è interessato ad approfondire gli studi sul buddismo, l'Ateneo è ovviamente molto lieto di ospitare altri, oltre quelli che, come dire, abitualmente... Questi sono i problemi tecnici che girano in voi. Vi ringrazio di essere qui questa sera. Il saluto dell'Orientale ovviamente ai colleghi della Federico II e ai colleghi dell'Orientale che sono qui. Francesco, a te la parola. Grazie dell'introduzione, molto, molto gentile, e grazie ovviamente al Rettore Marrelli e al Rettore Viganoni per avermi invitato, grazie al collega Gaudio che è stato molto, molto gentile e molto efficiente nella fase appunto diciamo di preparazione di questo evento. Grazie a tutti voi che siete venuti. Io spero intanto di trovare i miei fogli, ma spero di essere all'altezza. So che questo è un incontro molto, molto prestigioso e quindi mi sento veramente onorato di essere qui oggi. Non so se ci vedo. Ah sì, ci vedo abbastanza. Il titolo avete sentito, avete letto: Il buddismo tra immaginazione e realtà. Pensavo di cominciare con qualche parola sulle immagini più celebri che si sono formate in Occidente a proposito del buddismo. La prima parte di questa conferenza sarà su questo. Nella seconda parte, invece, cercherò di dire qualcosa anche su quello che a me sembra sia la realtà del buddismo, cioè i concetti essenziali, le dottrine più importanti, comuni a tutte le tradizioni buddiste, quindi inevitabilmente farò un discorso semplificato. In sostanza, ciò che il buddismo è e cosa promette nel suo complesso. Ci limitiamo ad analizzare rapidamente le tappe più
più significative per la costruzione dell'immaginario collettivo relativo al buddismo, vale a dire l'insieme di simboli e concetti in qualche modo presenti nella mente dell'occidentale medio. Si tratta di un processo graduale, quello della formazione di queste immagini. Per molti secoli si ebbero solo contatti sporadici. Il buddismo all'inizio è percepito come una realtà lontana con cui non c'è un reale confronto. Nella migliore delle ipotesi se ne registra semplicemente la presenza. Pensiamo, ad esempio, a Clemente Alessandrino, il primo in Occidente a fare una esplicita menzione dei buddisti, siamo nel secondo secolo d.C., in Stromata 1.15, laddove cerca di presentare la gnosi cristiana come l'ideale superiore a ogni gnosi, a un certo punto dice: e in India ci sono anche coloro che seguono i precetti del Bouddha, che a motivo della sua santità essi venerano come un dio. Questo è il primo riferimento che c'è al buddismo, chiaramente un riferimento molto di seconda mano, un riferimento direi molto superficiale. Non stiamo proprio in Occidente, se volete, ma con il manicheismo forse c'è un primo contatto vero e proprio. Mani, nel III secolo d.C., visita, effettivamente viaggia nell'India del nord-ovest, conosce dei monaci buddisti e quello che deve averlo colpito e ispirato del buddismo ha a che fare molto con i principi morali e l'organizzazione della comunità. Pensiamo alla distinzione tra eletti e uditori nel manicheismo e la distinzione tra monaci e laici uditori nel buddismo. I laici uditori sono in qualche modo a servizio della comunità monastica, almeno nella fase iniziale del buddismo, così come gli eletti hanno al loro servizio gli uditori nel manicheismo. I cinque precetti fondamentali, anche qui forse c'è un influsso buddista, perché questi precetti sono praticamente identici. Ve li dico nell'ordine veramente un po' sparso. Non uccidere è identico. Non rubare nel buddismo, ma attenersi alla povertà nel manicheismo. Non commettere adulterio è identico in entrambi. Non fare uso di sostanze intossicanti nel buddismo, attenersi a una dieta strettamente vegetariana con lunghi digiuni nel manicheismo, non dire il falso, comune a entrambi. Per molti secoli, dopo questo incontro, diciamo così, non abbiamo più testimonianze certe di contatti tra buddismo e Occidente. È solo con le crociate che l'Europa cristiana si rivolge all'Estremo Oriente per cercare alleanze anti-islamiche. E così, a partire dalla metà del XIII secolo e per più di 100 anni, ambascerie pontificie, soprattutto composte da francescani e benedettini, si recano presso la corte dei Khan mongoli. La corte dei Khan possedeva uno spirito di tolleranza, almeno questo sembra dalle fonti, una tolleranza religiosa che permetteva incontri e una convivenza anche pacifica tra cristiani nestoriani, musulmani e buddisti. I buddisti erano la maggioranza. Ora, in questa inusuale atmosfera, i domenicani si trovarono del tutto impreparati, domenicani e francescani, impreparati al dialogo costruttivo, specialmente con il buddismo, anzi, trovavano qualche volta semmai facile allearsi agli islamici, ai musulmani e ai cristiani, ovviamente nestoriani, in opposizione al buddismo. Lo sappiamo da cosa? Dalle lettere, dalle relazioni di viaggio, sostanzialmente dalla corrispondenza che questi tenevano con Roma. Queste testimonianze rivelano due elementi conflittuali. Da un lato, una ferma condanna dei monaci buddisti per quello che viene definito idolatria pagana. Dall'altra, ammirazione per una condotta di vita austera. Fu quindi nella seconda metà del XIII secolo, attraverso i resoconti di questi primi ambasciatori, a cui dobbiamo aggiungere la testimonianza importantissima di Marco Polo, che iniziò a filtrare in Occidente qualche
cenno vago sulla dottrina della religione buddista. Marco Polo non soltanto risiedette nell'estremo oriente, in Mongolia, ma anche viaggiò in altre parti dell'Asia, compresa Sri Lanka. Egli comprese per la prima volta, qualcuno, in questo caso un occidentale, comprese che nonostante la varietà delle sette, delle scuole, diciamo delle tradizioni, perché è molto diverso il buddismo che c'era in Cina dal buddismo che c'era nel sud-est asiatico, lui comprese che nonostante la varietà, gli idolatri, anche lui usa questo termine, avevano un fondatore comune. Egli usa la parola, italianizza una parola mongola, parla di Sergamon Borgani, sarebbe l'italianizzazione di Shigemuni Burgan, a sua volta dal sanscrito Shakyamuni Buddha. Il Buddha Shakyamuni. Shakyamuni è l'epiteto forse più famoso per dire il saggio degli Shakya, di questo clan dell'India, vissuto appunto nell'India del nord qualche secolo prima di Cristo. Grazie a Marco Polo vengono conosciute in Occidente le fasi salienti della vita del Buddha, così come viene presentata dalla tradizione. Ovviamente è una agiografia costruita a tavolino, sicuramente è tutto fortemente costruito a fini catechistici, se vogliamo così. Il Buddha sarebbe stato, secondo questa narrazione, un figlio di re, molto probabilmente era figlio di un possidente terriero, buoni commercianti che si sono insediati a un certo punto su alcune terre. Sarebbe stato tenuto dal padre al seguito di una... il padre aveva saputo di una profezia secondo la quale il figlio sarebbe diventato un grande asceta o un grande re. Allora, secondo la tradizione, avrebbe optato ovviamente per farlo diventare un grande re, tenendolo un po' all'oscuro di quello che succede veramente nel mondo. Secondo la storia sarebbe rimasto chiuso, diciamo così, in questa reggia bellissima, dove si sarebbe sposato, avrebbe avuto un figlio, per molti anni, fino a che a un certo punto egli esce di casa, fa degli incontri, un vecchio, un malato, un morto, ne fa un quarto fondamentale, un monaco, e si rende conto che forse c'è una via per superare il dolore, che secondo la narrazione agiografica non avrebbe conosciuto prima. Quindi lascia la casa e va alla ricerca di quello che mai non moria né invecchiava, come dice Marco Polo, cioè il cosiddetto senza morte, che è il termine buddista amrta, senza morte, cioè il nirvana, su cui parlerò più tardi. I contatti aumentano progressivamente a partire dalla fine del XV secolo con le grandi scoperte geografiche, l'apertura di nuove rotte commerciali, pensiamo a Vasco da Gama, il miglioramento delle tecniche di navigazione e, a partire dal XVI secolo, con l'espansione coloniale europea in Asia. Insieme ai contatti aumentano le conoscenze, ma anche gli episodi di intolleranza e incomprensione. L'atteggiamento dei missionari cristiani, tra questi soprattutto gesuiti a questo punto, nei confronti del buddismo, si polarizza spesso su due posizioni antitetiche. Alcuni tendono a sottolineare le somiglianze, le affinità tra buddismo, il buddismo che loro conoscevano, e il cristianesimo. Altri invece tendono a sottolineare ovviamente le differenze. In entrambi i casi c'è una generale condanna o critica del buddismo. Qualcuno si spinge a definire Jean Crasset, per esempio, il XVII secolo, il buddismo come religione abominevole e scellerata. Un altro invece, Guillaume Postel, un po' prima, secolo precedente, visita il Giappone. Dice, il buddismo giapponese è la più meravigliosa religione del mondo, seguito senza che se ne conosca il fondatore, che è Gesù Cristo, sconosciuto di nome. Quindi i missionari dovranno far conoscere ai buddisti giapponesi il fondatore della loro vera religione.
Descrizioni più asettiche e obiettive è possibile trovarle negli scritti di qualche mercante. Ne ho portato uno, vi leggo un pezzettino, di un mercante veneziano anch'egli, che si recò in Birmania nel XVI secolo, un tale Gasparo Balbi, parla dei monaci buddisti con il termine birmano antico che è Talapoi. E vi leggo qualche riga. Detti Talapoi camminano per la città con una pignatta attaccata alla cintura, cercando il vivere del quale trovano in abbondanza, perché sono tenuti da quelle genti santi nella loro legge e sono come i nostri frati religiosi, ed ancora essi predicano della loro legge ogni lunedì della settimana, nel qual tempo si levano a buon'ora andando per la città con percuotere alcune batiche per risvegliare le genti che facciano loro da mangiare e che vadano alla predica, la qual finita canno si mettono a cantar e poi licenziano le genti, le quali se ne ritornano alle loro case. Detti Talapoi, nelle prediche loro, non ricordano se non che non debbano essere omicidiali, rubatori, adulteri, né offendano il prossimo. Non si entra in merito a questioni dottrinarie, però si descrive più o meno quello che doveva essere una vita di villaggio, con la comunità monastica, come dicevo prima, che in qualche modo si affida per il sostentamento alla comunità religiosa. Più tardi nel brano dice sono molto parchi, sono molto poveri, nell'andar sono assai modesti. A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo gli scritti di condanna al buddismo si fanno più numerosi e puntuali. Vi leggo due passi che meritano un breve commento. Charles Le Gobien, un gesuita francese procuratore delle missioni in Cina, siamo alla fine del XVII secolo, scrive così: non solo insegnano che il saggio non deve avere passioni di sorta, ma anche che non deve avere alcun desiderio. Vi leggo questi brani perché alcune di queste cose ricorrono ancora oggi, come vedremo nella seconda parte. Spero che nel frattempo siate ancora il calo dell'attenzione, poi magari... La critica al buddismo come assenza di desiderio è frequentissima nell'immaginario collettivo ancora oggi. Per cui egli, stiamo parlando del saggio, deve continuamente sforzarsi di non volere niente, di non pensare niente, di non sentire niente e di bandire lontano dal suo spirito ogni idea di virtù e di santità, in modo che in lui non ci sia nulla di contrario alla perfetta quiete dell'anima. È in questo riposo di tutte le potenze, in questa continua sospensione dei sensi, che consiste la felicità dell'uomo. Questo dice lui a proposito del buddismo. In questo stato non c'è più possibilità di mutamento, per lui non c'è più timore per l'avvenire. Questa non sarebbe una cosa tanto negativa, Perché propriamente parlando egli è niente, o se si vuole che egli sia ancora qualcosa, egli è saggio, perfetto, felice, in una parola egli è Dio, cose che certamente s'accostano alquanto alla follia. Vedete, assenza di desiderio, la critica velata di nichilismo, niente, 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 o di esaltazione narcisistica, pensano di essere Dio. Si sa che il buddismo non parla di Dio, perlomeno per molto tempo. Si è sempre opposto, questo sì, direi trasversalmente a tutte le tradizioni buddiste, all'idea di un Dio creatore, che sarebbe per definizione dipendente dal creato. Non si parla di Dio, ma si parla a un certo punto di vuoto, anzi il termine vuoto è un termine che si comincia a usare nelle tradizioni buddiste sin dall'inizio, dai testi del canone Pali, che è il più antico, quindi proprio all'inizio della predicazione del Buddha si usa il termine sunya, che vuol dire vuoto. Verrà poi usato molto di più, a partire dall'inizio dell'era cristiana, nelle tradizioni del cosiddetto grande veicolo, cioè il buddismo che si diffonderà successivamente in Cina, in Tibet, in Estremo Oriente. E si userà il termine shunya, termine sanscrito shunya, poi tradotto nelle altre lingue. Vuoto, si parla di vuoto, in maniera sempre più insistente. Il vuoto, e qui cerco proprio di riassumere,
è l'assoluto indescrivibile, inafferrabile, privo di determinazioni, ecco perché è vuoto. L'essere, se si può usare questo termine, l'essere nella sua assoluta trasparenza e non dualità. L'equivalente di Dio? Forse di un Dio non concepito semplicisticamente. Comunque una cosa importante, no? Parlare di vuoto per un buddista, non stiamo parlando del nichilismo, stiamo parlando di un essere trasparente. Guardate cosa scrive Noël Alexandre, un apologista francese domenicano vissuto per molto tempo in Cina, siamo a cavallo tra il XVII e il XVIII. Il vuoto, concepito da loro come principio di tutto, è perfetto e tranquillo, senza inizio e senza fine, senza movimento, senza conoscenza, senza desideri. Fin qua sembra una testimonianza abbastanza precisa. I meditanti, inabissati nella più alta contemplazione, senza riflessioni di sorta e senza far uso alcuno della loro ragione, questo è sbagliato, perché non è vero che non c'è la componente razionale e soprattutto della logica nelle tradizioni buddiste, i meditanti fruiscono di quel divino riposo che costituisce tutta la felicità dell'uomo. La setta buddista tutto riduce a un vuoto confuso e ad un semplice niente, e pone la perfezione in un'assoluta indifferenza, apatia e quiete suprema. Uno studioso, un cattolico, poi diventato anche cardinale a un certo punto, Henri-Marie de Lubac, vissuto nel Novecento, ha fatto notare come la scelta di questi vocaboli, l'insistenza sul niente e soprattutto sulla quiete, la quiete indifferente, inserisce la condanna del buddismo, di cui peraltro all'epoca, tra il XVII e il XVIII secolo, non si conosceva ancora nella storia, sostanzialmente nei testi, questa critica in realtà è la condanna al buddismo, in realtà è una condanna che va vista nell'ambito della polemica antiquietistica che infuocava gli animi degli europei a cavallo appunto di quei secoli. Non è soltanto una congenita incapacità al dialogo, è normale che quando cerchiamo di capire un fenomeno proviamo ad, consciamente o meno, a fare un confronto con qualcosa che conosciamo, e quello che veniva conosciuto all'epoca, quello che bolliva in pentola, diciamo così, no, nel dibattito teologico e religioso dell'epoca, era appunto il quietismo dello spagnolo Miguel de Molinos. Prima di aver capito cos'è il buddismo, ci si affretta a condannarlo e a criticarlo. E dunque viene formulata un'immagine in chiave nichilista e quietista. La prima immagine, direi, reale è quella nichilismo e quietismo, che perdura ancora oggi. Ancora oggi io vi vorrei leggere, se lo trovo, alcune righe di un, lo conoscerete molti, credo, Umberto Galimberti. Umberto Galimberti, che a un certo punto scrive nel 2000, neanche tanto tempo fa, si fa una domanda, cioè cosa spinge l'Occidente verso l'Oriente, la cultura della volontà di potenza verso la cultura dell'impotenza? Il documento, salto delle parole, il documento in cui si possono ritrovare le più antiche tradizioni è il canone Pali, a cui vanno aggiunte altre cose, eccetera, eccetera, in cui si dice che il mondo va abbandonato e lasciato qual è. Ora io credo che Galimberti non abbia mai letto un testo buddista, non è l'unico però che senza leggere scrive. Il Buddha lo attraversa senza pensare ad alcuna riforma che valga per tutti. Egli insegna a liberarsi dal mondo, non a trasformarlo. L'occidentale che vive nel mondo della tecnica, lui è un po' fissato con la tecnica come il suo maestro Severino, la quale non ha in vista alcun fine che non sia il proprio potenziamento, si congeda da tutte le figure storiche di salvezza e, aderendo al buddismo, smette di progettare un mondo migliore per cercare dentro di sé quell'armonia interiore che legge come risonanza dell'armonia cosmica. Cioè, senza rendersi conto, Galimberti non fa altro che ripetere grosso modo la vulgata
del XVII e XVIII secolo, passata dall'ambiente religioso all'ambiente laico, apparentemente, ma siamo sempre lì. Non c'è ancora conoscenza del buddismo. Salvo rare eccezioni, la conoscenza del buddismo resta un fatto superficiale, tanto superficiale che fino al XIX secolo non è ancora chiara la distinzione, pensate un po', tra buddismo e induismo. Non lo era neppure per Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ancora non distingue bene tra la Bhagavad Gita e il Dhammapada, per esempio. Uno è un testo indù e un altro è un testo buddista. Non solo. Si fa fatica a ricondurre alla stessa tradizione religiosa, al di là delle innegabili differenze, tra scuole e correnti, le molte narrazioni e dottrine riferite a Sergamon, Shakyamuni, Gotama, Buddha. Fino all'inizio dell'Ottocento ancora si pensa che siano figure diverse, in alcuni casi un dio, in alcuni casi un uomo, un riformatore castale, un induista. Ed è a questo buddismo, non ben distinto dall'induismo, che iniziano a guardare con un certo favore e si cominciano ad avere i primi, diciamo, non dico convertiti, ma insomma le prime adesioni, se non altro intellettuali, al buddismo in ambiente romantico, in chiave antimodernista e in reazione all'illuminismo. È con l'avvento della ricerca scientifica, attenzione, promossa in larga misura per interessi coloniali, è un interesse politico che spinge i governi dell'epoca a finanziare la ricerca scientifica. E è con la ricerca scientifica che si può parlare del tentativo di una reale comprensione del buddismo. Siamo nell'Ottocento, intorno a metà Ottocento, grosso modo. Gradualmente si comincia a far luce sulle complessità del buddismo, se ne comprende anzitutto la storia nelle sue linee essenziali, la sua diffusione, le sue correnti principali, le dottrine. Si cominciano a fare edizioni e traduzioni dei testi. Piccola parentesi, è soltanto un 30% circa dei testi che sono stati editi, mi riferisco alle migliaia e migliaia di manoscritti che ci sono, e soltanto una parte ancora più piccola è stata tradotta. Questo vi dà un po' il senso, diciamo, noi, chi si occupa di queste cose dal punto di vista filologico, si tratta ancora di fare un lavoro in larga misura di quasi direi pionieristico. È un po' il lavoro che cerchiamo anche di fare, perdonate il narcisismo all'orientale. Si lavora su questi materiali qui. Ancora c'è molto da scoprire, da veramente pubblicare per far conoscere. Negli ultimi 150 anni, e soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, che si assiste ad una diffusione del buddismo in Occidente, nel senso che cominciano ad esserci dei convertiti, gente interessata al buddismo come religione. Tanto che oggi si parla di buddismo americano o buddismo europeo. Pochi giorni fa una collega, un americanista dell'Orientale, mi ha regalato questo libro, American Buddhism as a Way of Life. Ma questo è un esempio, ne escono uno a settimana di libri di questo tipo. In questo periodo, relativamente breve, intendo dire gli ultimi 60 anni, un po' prima forse, dall'inizio del secolo scorso, periodo breve rispetto alla storia millenaria del buddismo, si sono formate in successione differenti immagini e rappresentazioni del mondo religioso buddista, che si sono affiancate, sovrapposte, intrecciate. Ulteriori immagini rispetto a quella del nichilismo che abbiamo visto prima, del quietismo. Queste rappresentazioni sono state costruite dagli occidentali per se stessi, assistiti in parte da alcuni gruppi, da alcune figure anche importanti di buddisti asiatici. Si è costruito un discorso comune attorno al buddismo, un discorso unitario, seppur sfaccettato, che coinvolse in particolare gli aderenti alla società teosofica, il mondo accademico e alcune comunità di riformatori asiatici, come dicevo poc'anzi, specialmente nel sud-est asiatico e in Giappone. Cito due nomi perché sono importanti, Daisetsu Teitaro Suzuki e Anagarika Dharmapala, perché sono importanti. Parteciparono entrambi a Chicago nel 1893 al World's Parliament of Religions,
Quell'anno a Chicago ci fu una esposizione universale. A corollario dell'esposizione universale furono organizzati altri incontri, altri convegni di piccolo grande respiro, sia sul piano scientifico, sia sul piano, diciamo, noi definiremo umanistico. Una di queste fu appunto un incontro tra esponenti viventi delle tradizioni religiose, altre, quindi giainismo, quindi induismo, vari esponenti delle tradizioni buddiste. Per la prima volta, diciamo, ufficialmente, furono invitati dei monaci asiatici a parlare della loro tradizione. Quindi quello fu un momento abbastanza significativo nella storia moderna dell'incontro, del dialogo interreligioso. L'intento comune della società teosofica, dell'accademia in parte, entro certi limiti, e di questi riformatori asiatici, questi che accettarono di venire a Chicago, era quello di rendere le idee buddiste comprensibili e attraenti per il pubblico occidentale colto, attraverso l'uso della terminologia del coevo discorso teosofico in gran parte. Secondo motivo, quindi intanto di rendere le idee buddiste accattivanti e comprensibili. Il secondo, di caratterizzare il buddismo come moderno, universale e in accordo con le verità della scienza. Anche questa è una cosa importante da tenere presente. Soprattutto Dharmapala, Anagarika Dharmapala, più che Suzuki, tendevano a far vedere, guardate, che la scienza, uscivamo sostanzialmente dal positivismo di quegli anni, poi le scoperte del secolo precedente, l'industrializzazione ancora del secolo precedente, l'Occidente si presentava come, rispetto all'Oriente, come all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia, e loro dicevano, guardate, perfetto, ma la religione vera per voi che avete fatto della scienza una sorta di sovra-religione, di sovrastruttura ideologica, che cominciavano a farlo perlomeno in alcuni ambienti, e che sposa un po' tutte le istanze, pure quelle esoteriche dei teosofi, se volete, la nascente psicologia, ecco, la religione ideale perfetta è il buddismo. Questo è un discorso molto chiaro che fu fatto da alcuni di loro, Anagarika Dharmapala in particolare. Contemporaneamente, e sto per chiudere questa prima fase del discorso, il buddismo veniva presentato come un prodotto culturale originale. Cosa intendo per originale? Cioè specificatamente asiatico. Cioè è la religione più adatta all'Occidente, ma le sue origini e la sua nervatura di fondo è e rimane asiatica. Questo permetteva ai riformatori asiatici di adottare il buddismo come un elemento distintivo dell'identità nazionale. E allo stesso tempo permetteva agli occidentali di continuare a rappresentare l'Oriente come l'estrema alterità. Vedete quanti immaginari ci sono ancora in noi? Io sono sicuro che molti di noi in realtà hanno questa percezione. Io stesso ce l'ho avuta in qualche misura. L'alterità, l'Oriente è una cosa, l'Occidente è un'altra. Dunque, le prime rappresentazioni del buddismo in Occidente e le sue prime ricezioni da parte delle elite culturali europee e americane sono state funzionali alla costruzione di una ulteriore rappresentazione condivisa, di una immagine vulgata di quello che qualcuno ha definito un consenso cognitivo sul buddismo. Questa rappresentazione, o queste rappresentazioni variegate in qualche modo, si sono ulteriormente arricchite dopo la diaspora giapponese, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale molti monaci giapponesi zen si sono trasferiti negli Stati Uniti. Dopo l'invasione della Cina in Tibet, molti monaci tibetani sono venuti in Europa e in America. Questo, nella dolorosità di questi eventi, sulla quale non discuto, è troppo ovvia, ha però portato ad un afflusso di menti, diciamo così, di chiamiamoli maestri, ma non solo maestri, no? Di persone che in carne e ossa erano in grado di trasmettere qualcosa di nuovo in qualche misura, non soltanto mediato da incontri episodici o da libri. Nascono le prime comunità reali di buddisti che si convertono in Occidente. C'è un buddismo oggi, direi, per tutti i gusti. C'è un buddismo razionale, logico, agnostico. Questo lo troviamo in alcune tradizioni del sud-est asiatico, perlomeno in Occidente. Poi se voi andate nel sud-est asiatico non è affatto così. Ma in Occidente
vedrete probabilmente che quelle stesse tradizioni che in Asia contengono tanti elementi, magari anche devozionali, liturgici, eccetera, sono state asciugate per essere adattate al contesto occidentale. Abbiamo un buddismo mistico, esoterico. Molte delle tradizioni tibetane vengono conosciute o vissute così. Abbiamo un buddismo magico devozionale, pensate alla tradizione della Soka Gakkai. Un buddismo asciutto, sobrio, contemplativo, lo Zen. Buddismo vicino alla psicologia, vicino al cristianesimo, vicino alla scienza. Comune a tutti i buddismi è il richiamo alla pace, al benessere, allo sviluppo ecocompatibile, alla salute. Queste rappresentazioni sono utilizzate anche dalle agenzie di promozione commerciale a dimostrazione del fatto che il bacino di utenza dei, nell'immaginario collettivo è molto più ampio di quelli che si definiscono buddisti. I buddisti italiani sono lo zero, le cifre del 2001 li pongono allo 0,2% della popolazione italiana, quindi risibili, penso i tifosi del Catania sono di più. 2 milioni in America nel 2009, per una popolazione di più di 260 milioni di persone, anche in America, dove pure esce un libro a settimana, è una percentuale piccola, ma il bacino di utenza, la sensibilità a queste immagini depositate appunto nelle menti dell'occidentale medio, è molto più ampio. Qualche anno fa uscì una macchina della Citroën e un'altra della Renault, adesso non mi ricordo bene i nomi, i modelli, con la pubblicità, affiancata alla pubblicità a sfondo buddista. Ma non vi mancherà di avere in mente profumi, saponi e quant'altro, no? Legato a immaginario buddista. D'altra parte, per dirla con Rodney Stark, un sociologo delle religioni, prevale il modello del religious market, o come dice un italiano, del bricolage religioso. No? Loro lo dicono con una certa critica. Io personalmente sono anche favorevole al sincretismo religioso, non lo trovo così negativo se è consapevole. Chiusa parentesi. Molto è stato fatto, specialmente in ambiente accademico, per una comprensione più, più globale, più precisa. Dal 73 a oggi c'è stato un aumento, direi, geometrico delle pubblicazioni, anche divulgative, ma soprattutto scientifiche, sul buddismo. Una cosa che non è ancora stata fatta, ma che potrebbe essere di qualche interesse ermeneutico, è prendere in esame le autopresentazioni classiche del buddismo, quelle che troviamo nelle testimonianze più antiche. Si tratta sempre di immagini, ma almeno di immagini che sono prodotte dall'interno. E quindi passerei alla seconda parte di questa, più piccola della prima, di questa conferenza. Mi seguite ancora? Vedo. Mi sembra di sì. Vabbè, poi, semmai poi dopo, un po' più vicino? Perfetto, sì. E semmai poi dopo magari ci sarà, penso, no, la possibilità di qualche domanda e risposta, vediamo di... Ci sono molte autopresentazioni del buddismo, ne ho scelte un paio che volevo così, a cui volevo fare riferimento. Il Buddha aveva due allievi, più importanti, due allievi più famosi. Uno si chiamava Moggallana e un altro Sariputta. Moggallana e Sariputta sicuramente si saranno conosciuti. Non è sicuro invece che abbiano veramente fatto un dialogo che invece la tradizione ci riporta. Il dialogo io penso sia stato inventato da qualche redattore, ma ad arte per presentare il buddismo. E come presenta il buddismo? Fa finta che Moggallana abbia cominciato a praticare l'insegnamento del Buddha un po' prima di Sariputta. Moggallana era famoso, a posteriori, per essere il discepolo più bravo nello yoga, il meditante più bravo, mentre Sariputta il logico più bravo, il filosofo. E Moggallana comincia prima, però non essendo un filosofo, sa parlare un po' meno bene, e Sariputta, quando lo incontra, dice: «Ah, vedo che sei tutto felice, che ti è successo?» «Sai, ho cominciato a seguire gli insegnamenti di Gotama, il patronimico di Shakyamuni che abbiamo detto prima».
Ah, dice davvero? Di cosa si tratta? Spiegami un po', che cos'è? Ecco l'autopresentazione. Mogallana, un po' imbarazzato, anche fa un po' ridere, se uno la legge bene, immaginate questo Mogallana che si incontra il primo della classe, che arriva lì e gli fa le domande, e Mogallana, è proprio questo, mi dovevo incontrare. E Mogallana dice, guarda, insomma, alla fine dice, senti, io non è che ci ho capito tanto nel buddismo, però se vuoi ti posso proprio dire l'essenza, cioè le cose proprio... Sì, no, va benissimo, a me non interessa la lettera, interessa lo spirito, quindi dimmi quello che hai capito. Guarda, io ho capito questo, che c'è il condizionato, tutta la realtà attorno a noi è condizionata da cause e condizioni. E poi c'è una causa di questo condizionato, c'è la fine del condizionato e c'è una via che porta alla fine del condizionato, cioè che ti fa ottenere l'incondizionato, quello che Marco Polo stesso aveva individuato, quello che non muore e che non invecchia, il senza morte. Ah, mi interessa questa cosa di Sariputta, vengo con te. E infatti cominciò anche lui la pratica. Che cosa gli ha detto in una strofa, in realtà, è un piccolo pezzo in poesia, la risposta di Mogallana? Gli ha detto le quattro nobili verità del buddismo, cioè la dottrina comune a tutte le tradizioni buddiste, tutte, Estremo Oriente, al sud-est asiatico e poi ancora oggi in Occidente, è le cosiddette quattro nobili verità, o quattro verità dei nobili, o del nobile, cioè del Buddha. Nella versione che voi troverete nei manuali è: esiste il dolore, esiste la causa del dolore, esiste la fine, cioè il nirvana, e una via di pratica per realizzare tutto questo. A me dobbiamo capirci su una cosa, ovviamente non è dolore, quindi una visione un po' pessimistica, il pessimismo cosmico, non c'è niente a che vedere con queste cose. Dolore è semplicemente per dire, da quello che ho capito io, insomma leggendo un po', ve lo riporto come comprensione così mediata dal... È dolore non perché facciamo finta non ci siano belle cose nella nostra vita, la nostra vita è piena di belle cose e questo i buddisti lo sanno bene. È perché non c'è bella cosa nella nostra vita che sia eterna. Nella nostra vita non c'è niente che sia eterno. Quindi è segnato profondamente dall'impermanenza, in quanto tale è incapace di darci una felicità permanente. La felicità permanente sarà un'altra cosa, quel incondizionato che bisogna realizzare. Lo si può realizzare anche nel qui e ora, dicono i buddisti. Non c'è bisogno di aspettare un'altra vita, necessariamente. Normalmente sì, lo devo ripetere con onestà. Cioè, normalmente c'è l'idea che bisogna fare più vite per fare questo percorso, vivere più vite. Ma in teoria anche in una stessa vita, insistono molto alcune tradizioni, è possibile. E in questa stessa vita tu puoi essere un liberato, un Buddha, continuando a sperimentare le gioie e i dolori di questo mondo. Non cambia. Quindi il problema non è, oddio, questi sono pessimisti. No. Qual è la causa del dolore, allora? Non il dolore del fatto che il corpo a un certo punto deperisce, che si invecchia, che si muore. Non quel dolore da questo punto di vista. È che noi siamo attaccati a che le cose non cambino. Noi cerchiamo la stabilità. Ci attacchiamo agli oggetti e pensiamo, oggetti, persone, idee. Quelli sono forse uno degli attaccamenti peggiori, e pensiamo che se io difenderò bene quell'idea, se starò il più possibile attaccato a quella persona, che so io, tutto quello che volete voi, allora la mia vita sarà felice. E questa è la causa di un dolore aggiuntivo, capite? Un dolore aggiuntivo, ecco perché la seconda verità, la causa del dolore è l'attaccamento. In realtà non è solo attaccamento, perché l'attaccamento è l'altra faccia dell'avversione, e insieme si fondano su un'altra cosa che dirò tra pochi minuti, su cui tornerò tra pochi minuti, quello che loro chiamano ignoranza. Ovviamente si intende ignoranza di quello che veramente serve per uscire da questo meccanismo rigido dell'attaccamento e dell'avversione.
quindi l'autopresentazione del buddismo. Quasi tutte le autopresentazioni del buddismo vanno a parare sulle quattro nobili verità, non tutte. Ce n'è un'altra, per esempio, che non ci va a parare. Vi faccio solo cenno, perché leggerlo sarebbe un po' lunghino. C'è un brano che ricorre nel canone Pali, ma anche in molti frammenti del canone sanscrito e ovviamente nelle traduzioni tibetane, cinesi, eccetera, in cui il Buddha convoca i monaci e gli dice, gli racconta la notte del risveglio. Vi racconto com'è successo. Non è che si capisce molto da quel racconto, lo devo dire, perché in pratica fa riferimento al fatto di aver compreso il destino di tutti gli esseri, il karma di tutti gli esseri, le sue vite passate, cose che ci lasciano un po' così. Ma non è tanto quello il punto. Il punto non è questo, è che il racconto del risveglio è incastonato in una cornice narrativa in cui il Buddha dice: prima di ottenere il risveglio, io ho praticato così, così e così. E che tipo di pratiche ha fatto il Buddha? Ha fatto pratiche molto semplici, se vogliamo, apparentemente. E la pratica ricorrente è quella di osservare la propria mente, i propri pensieri, e riconoscerli per quello che sono. Questo è un pensiero di avversione. Vedevo il pensiero di avversione, vedevo che dopo un po' scompariva. Questo è un pensiero di invidia. Vedevo il pensiero di invidia, lo osservavo e dopo un po' scompariva. Cioè, in pratica il Buddha ci dice: prima di ottenere il risveglio, poco prima, io continuavo ad avere problemi di avversione, invidia. Cioè, potremmo immaginare il Buddha come una persona, questa autopresentazione, no? Uno che fa, parla del Buddha come uno che è quasi perfetto. Cioè, poco prima di ottenere il risveglio, avevo già risolto tanti problemi. Non ero più invidioso, no? Sì, ogni tanto, se perdeva la Roma, certo, un po' mi dispiaceva, però fondamentalmente piccole cose. Beh, quella è una grande cosa, mo ci dispiace un po'. Però piccole cose. Mentre invece no, cioè i pensieri del Buddha quali erano? Avevo pensieri di avversione, pensieri, lui, il termine non mi ricordo, di attaccamento. Continuavo a essere una persona normale. E in questa normalità però c'è una cosa, la capacità di osservare quella mente, la mente normale fatta di tutte le cose che noi possiamo immaginare, positive e negative. Il Buddha non è che non ha più pensieri negativi, ce li continua a avere, però oltre ad avere quelli c'ha una mente, una seconda mente, non saprei come definirla, non so cos'è, qualcosa che è capace di osservare queste cose senza giudicarle e vederle che scompaiono. Tu le osservi e scompaiono. Che ci dice questa autopresentazione del buddismo? Che c'è un primato nella osservazione non giudicante. Mi date 5 minuti, finiamo con un'ultima riflessione, sempre per parlare un po' di buddismo, sennò alla fine finisce che vi ho parlato molto della ricezione del buddismo in Occidente e poco di buddismo. Come funziona il nostro mondo? Come funziona il nostro mondo? Secondo le tradizioni più antiche, non solo buddiste in questo caso, tutto è divisibile in due categorie fondamentali. I nomi sono forma / colore, perché lo stesso termine sanscrito vuol dire sia forma sia colore, e nome. Forma, colore, nome, sono due cose. Nella forma colore c'è la realtà materiale, gli atomi, potremmo dire, che poi alcune scuole più tardi negheranno, diranno che non esistono, eccetera, eccetera, ma questo non ci importa adesso. Cioè, la realtà fisica, nella sua materialità, e poi c'è nome, che è la realtà psichica, le nostre emozioni, anche alcune capacità psichiche. Più tardi si svilupperà questa parte nome, verrà compresa un po' meglio e si individuerà in quattro fattori, non vi preoccupate, adesso non è che entro troppo nei dettagli, ma per farvi capire faccio un esempio molto banale. Vedo il microfono, il primo fattore è una capacità di attenzione,
non vi dico i termini tecnici, non ha importanza, chiamiamola capacità di attenzione iniziale, per cui io ho una sensazione di un oggetto che sta vicino a me, in questo caso il microfono. Poi io ho la capacità di ricordare dal bagaglio di esperienze passate che quell'oggetto lì si chiama microfono, cioè recupero dalla mia esperienza l'etichetta microfono. E quindi c'è una capacità di attenzione, una capacità di ricordo anche legata al linguaggio e alla capacità di etichettare un oggetto, che a quel punto diventa più evidente rispetto a me. Prima c'era solo un vago oggetto e un vago soggetto. Dopodiché c'è l'etichetta, io conosco il microfono, formo un io e formo un microfono nella mia mente. Questa è la seconda capacità. Poi c'è una terza capacità, oddio che brutto microfono, oppure che bel microfono, no? La sensazione, che può essere piacevole, spiacevole o, secondo i buddhisti, anche neutra. E questa è la terza capacità. E poi la quarta capacità, quella di dire lo voglio, domani me lo compro, oppure non lo voglio perché non mi serve. Cioè la capacità di scegliere. Tutto questo spiega la macchina umana, oltretutto, no? Spiega come funziona il mondo, come funziona l'essere umano. Non c'è bisogno, secondo i buddhisti, di chiamare in causa un Atman, un'anima, un sé. Perché questo è come funziona il corpo. Funzionerebbe probabilmente di per sé. Non c'è bisogno di immaginare che ci sia qualcuno che dice ora fai così, che spinge, una specie di motore. Secondo gli induisti sì, c'era bisogno di un Atman perché tutta la macchina funzionasse. Per i buddhisti, io credo, poi se mai ci torniamo, se me lo capita nelle domande e risposte, provocatoriamente dice voi che andate cercando questo Atman, pensate a quanto vi legate al condizionato, piuttosto, anziché andare a cercare questo Atman che tanto non lo potete dimostrare. La macchina funziona così, però i buddhisti continuano a dire finisce qua, non finisce qua, perché diversa da questa capacità di attenzione e se vogliamo di giudizio funzionale, cioè io produco un giudizio, mi piace, non mi piace, è un microfono, se volete è comunque un giudizio, che è funzionale, al di là di questo c'è un altro tipo di attenzione che prende un altro nome, secondo i buddhisti. Noi traduciamo normalmente con consapevolezza, che è un'attenzione senza oggetto. Cioè noi disponiamo, secondo direi tutte le tradizioni buddhiste, poi alcune ne fanno un cavallo di battaglia, altre lo lasciano sullo sfondo, disponiamo di questa capacità di attenzione per l'attenzione, diversa dall'attenzione per lo scopo. Io ho bisogno di parlare e cerco un microfono. Voglio fare una torta e mi metto lì, mi concentro su come si fa la torta e uso gli ingredienti e la mia attenzione è per uno scopo. Diverso è che non ho uno scopo, ma sono attento. Un'attenzione non discorsiva, quella vedevo che nella mia mente c'era un pensiero di avversione e vedevo che a un certo punto scompariva. Osservare per osservare. La cosa interessante è che ogni cosa è oggetto di attenzione a questo punto, anche le cose brutte, cose belle, le cose brutte. Cioè il valore è sviluppare, secondo i buddhisti, questo tipo di attenzione. Stare nel momento presente. I mistici cristiani parlavano di paradiso in boccio, per riferirsi alla capacità di stare nel momento presente, senza io e mio. Questa è la differenza fondamentale. L'attenzione focalizzata al compimento di un'azione molto spesso si accompagna al io sto facendo questo, io prendo il microfono, io preparo la torta, io. Quando c'è la consapevolezza non c'è io e mio. Questa è una differenza fondamentale. C'è un famoso discorso del Buddha, in ciò che è visto ci sia solo ciò che è visto, in ciò che è udito solo ciò che è udito, no? In ciò che è sentito solo ciò che è sentito, in ciò che è gustato solo ciò che è gustato. Senza l'io e il mio. È un po' come l'esperienza estetica, se mi consentite questo parallelo. Forse qualcuno si ricorderà un bel film di Bill Elliott,
mi ricordo, un bambino che faceva, che danzava. Vi ricordate quella scena in cui lui fa un provino e a un certo punto gli insegnanti, alla fine del provino, gli fanno la domanda, dice: ma tu quando balli a cosa pensi? E lui risponde: veramente io mi dimentico di esistere quando ballo, cioè mi dimentico di me. L'esperienza al centro, senza filtri. Nell'esperienza estetica, tutti noi avremmo fatto questa esperienza, no, no, magari momentanea, una bella musica, un bel quadro, ci dimentichiamo di noi. C'è quel quadro, c'è quella emozione, quel sentimento universale, senza filtri. E lo sperimentiamo come l'amore X, no? L'amore punto, scusate, l'amore punto, no? La paura punto. Ovviamente si può vivere benissimo senza fare esperienze estetiche, si può vivere benissimo senza sperimentare la consapevolezza di cui parlano i buddhisti. Ovviamente il buddismo, come tutte le grandi tradizioni sapienziali, con linguaggi molto diversi, ci dicono che è possibile esercitare un qualche tirocinio per facilitare e ampliare l'esperienza della consapevolezza non discorsiva e non giudicante. Lo scopo della vita umana è quello. Il Buddha è definito Sada Sato, sempre consapevole. È un sinonimo del Buddha. Gli ultimi due minuti. Cosa succede quando facciamo esperienza della consapevolezza? Qui vi riassumo nei concetti essenziali un sutra importante del canone antico. Si osserva in presa diretta la mutevolezza delle sensazioni, sia corporee sia psicologiche. La mutevolezza, ho fatto già accenno prima in riferimento all'esperienza del Buddha. Seconda cosa, non c'è identificazione con i contenuti, c'è una sorta di, chiamiamola mantra, non è il termine giusto, ma che viene, una formula che viene ripetuta dai buddhisti: questo non sono io, questo non è mio, questo non è il mio sé, questo non sono io, questo non è mio, questo non è il mio sé, e va applicata a ogni cosa. C'è interesse, terza cosa, ad osservare in modo incondizionato da inclinazioni e giudizi quello che c'è. No? Incondizionato da inclinazioni e giudizi. Quindi, quarto, si sviluppa l'equanimità. Ricordate prima l'indifferenza, no? Indifferenza a tutto, è il niente. Ma l'equanimità è un'altra cosa, perché l'equanimità è piena di interesse. Tanto è vero che l'equanimità, quinto fatto, e poi finiamo su questo riassunto del sutta, l'equanimità rende, quando sviluppata, rende incondizionate da inclinazioni e giudizi anche altre tre virtù su cui insistono tutte le tradizioni: amorevolezza o amicizia, compassione e gioia compartecipe, che non è un caso viene messa per terza, perché se io perdo un concorso, no, è difficile che sviluppo gioia compartecipe per chi l'ha vinto al posto mio. No? Questo presuppone che ci sia un certo avanzamento interiore. Incondizionati da giudizi e inclinazioni. Torno un secondo al punto 2, cioè non c'è identificazione con i contenuti. Se non c'è consapevolezza, dicono i buddhisti, c'è soltanto il normale modo di rapportarsi alle cose, quello basato su quelle quattro funzioni che ho detto prima, molto funzionali per la vita di tutti i giorni, anzi essenziali, non è che dobbiamo eliminarle, attenzione. Ci vogliono, poco male, potremmo dire. Vabbè, si può vivere senza, dicevo anch'io, no? Si può vivere senza la consapevolezza. Però, dal punto di vista sapienziale, invece un problemino c'è. C'è un problemino, perché il modo normale, tra virgolette, in realtà costruisce, sottolineo, costruisce un mondo che non c'è. O c'è solo fino a un certo punto, cioè ci deve essere fino a che ci serve per vivere, perché la macchina funzioni. Ma noi vediamo qualcosa di permanente in ciò che è impermanente. Vediamo la gioia, dicevo prima, in ciò che in ultima analisi non può darci quella gioia che veramente cerchiamo. Non perché dobbiamo poi rinunciare alle gioie del mondo, attenzione, non è questo chiaramente il punto. Vediamo soprattutto il sé in ciò che è non sé. Noi cerchiamo il sé, l'anima, l'atman. Nei testi buddhisti c'è invece la
insistenza su no, il sé non esiste, come spesso è tradotto, il sé non esiste. Non ho mai trovato un testo buddista in cui dice non c'è il sé, ma esistono tantissimi testi buddisti in cui dicono attenzione, il sé non è il corpo, il sé non è i pensieri, il sé non è la mente. Il sé non è questo, non è questo, è sempre una negazione determinata, non è mai una negazione assoluta. Attraverso questi inganni, che ci sono normalmente, il portato inevitabile, lo scotto da pagare per avere una mente e un corpo, attraverso questi inganni si identifica l'osservatore con un sé. In realtà si tratta di una funzione. Si pensa che questo sia una realtà stabile, divisa dalle altre, e così via. E quando, dice un famoso logico buddista del VI secolo, quando c'è un sé c'è un altro e poi c'è l'avversione, attaccamento, ignoranza e così via. E soprattutto questo sé è responsabile del dolore che possiede. Questo è fondamentale. Perché ce l'hai tanto con questo benedetto sé? I buddisti semplicemente non ne parlano. Mi ricordo un monaco, un tale Achan Cha, dice: a noi ci interessa, a noi ci basta sapere cosa non siamo, poi dopo, se siamo qualche altra cosa, boh. Ma perché è un problema essere ossessivizzati dal sé, secondo i buddisti? Perché ci si ritiene responsabili del dolore che si ritiene di possedere. Vi voglio leggere un brano, non di un autore buddista, di un romanziere giovane, americano, cioè 38 anni, Jonathan Safran Foer, però il brano aiuta molto a capire. Mi è venuto in mente questo brano perché circa 3 settimane fa alla scuola dove insegna mia moglie, una ragazza di 17 anni ha chiesto di andare in bagno e con una corda che aveva preso in palestra l'ora prima si è suicidata, si è impiccata. Mi viene da pensare quando ci pensiamo, io non voglio giudicare questo gesto, non ho esperienza fortunatamente diretta, ma quindi spero veramente di non dire sciocchezze. Mi ha colpito molto però l'idea, come ho cercato un po' di razionalizzare, a parte potete immaginare, no? Il dramma, quella scuola, e di quando un dolore si sente definitivo, te lo senti attaccato addosso. E mi è venuto in mente questo brano che vi voglio proporre. Il personaggio è un ucraino che però non parla bene l'inglese e allora parla male. La traduzione in italiano, appositamente, riproduce un italiano un po' così, impreciso, ma è fatto apposta. Io non avrei mai salutato il nonno quando stava guardando la televisione perché non volevo mettermi nei disastri con lui. Così quella notte ho camminato piano e senza rumore. Ero già al quarto scalino quando ho sentito una cosa bizzarra. Non era proprio piangere, esattamente. Era un pochino meno che piangere. Ho disceso i 4 scalini con lentitudine. Sulle mie dita ho camminato attraverso la cucina e ho adocchiato da dietro l'angolo tra la cucina e la stanza della televisione. Prima ho adocchiato la televisione. Stavano facendo l'esibizione di una partita di calcio. Ho adocchiato una mano sulla sedia dove il nonno gradisce di osservare la televisione, ma non era una mano del nonno. Ho cercato di adocchiare di più e per poco non cado. Sapevo che dovevo riconoscere quel rumore, che era un pochino meno che piangere. Era il piccolo Igor, il fratellino più piccolo. Questo è un ragazzo, ce l'ha avuto 20 anni. Questo mi ha fatto soffrire. Vi dirò il perché. Io sapevo perché lui era un pochino meno che piangere. Lo sapevo molto bene e avrei voluto andare da lui e dirgli che anch'io avevo un pochino meno che pianto, proprio come lui. E fa niente se poteva sembrare che lui non sarebbe mai diventato una persona pregiata come me, con tante ragazze e così in tanti posti famosi dove andare. In realtà non si era mai spostato dall'Ucraina e poi si scopre qualche pagina dopo che non c'aveva mai avuto una ragazza. Però se lo diceva a se stesso, eh? Perché sì, invece, lo sarebbe diventato, sarebbe stato esattamente come me. E guardami, piccolo Igor, i lividi se ne vanno via. E così anche l'odio, e così anche l'idea che tutto quello che ricevi nella vita te lo sei guadagnato.
non è buddista, ma è molto buddista. Ci si riconoscerebbe un maestro buddista in questo scritto. Secondo le scuole della scolastica, se c'è la consapevolezza, alcuni dicono non ci sono gli stati negativi della mente. Altri dicono ci sono gli stati negativi della mente, ci possono essere, possono convivere. Io francamente non so chi abbia ragione, forse fu un dibattito scolastico appunto, però mi sembra di capire leggendo i testi che se c'è la consapevolezza c'è una forza, c'è una solidità, una capacità di connessione che possiamo toccare con mano. E in conclusione di questo discorso vi leggo un ultimo pezzettino, questa volta da un maestro buddista, si chiama Frank Ostaseski, è un maestro zen, benché laico, nella tradizione zen ci possono essere maestri laici, il quale ha lavorato molto, lavora molto ancora, credo sia ancora vivo, con i malati terminali. Poche righe in conclusione. Quando lavoravo nell'hospice c'era un uomo malato di AIDS, si chiamava Rick. Rick aveva avuto anche un colpo apoplettico e così aveva molta difficoltà sia nel parlare che nel trovare le parole. Era così frustrato. Abbiamo provato di tutto per entrare in contatto con lui, ma non ci siamo mai riusciti. Era come se vivesse in una vasca di isolamento. Qualsiasi cosa provavamo sembrava come rimbalzare indietro dal guscio di protezione che lo circondava. Al piano di sotto c'era un altro uomo malato di AIDS che si chiamava Steven. Quando entravi nella stanza di Steven avevi l'impressione di entrare in un tempio, una specie di santuario. Quest'uomo era così pieno d'amore che era come essere vicini al sole. Era quasi trasparente, così magro, incredibilmente magro, pesava non più di 45 kg. Sono così grato per aver avuto la possibilità nella mia vita di stare con persone come Steven. Non credo che quest'uomo abbia mai meditato neanche un giorno, ma veramente irradiava amore. Il giorno che Steven stava morendo, andai da Rick e gli dissi: «Se vuoi salutare Steven, devi farlo oggi». Così lo accompagnai da lui, entrammo nella sua stanza e Rick si sedette in fondo al letto di Steven. Rimasi per un po' sulla porta a guardarli. Non si dissero una parola. Si guardarono per circa 20 minuti. Era come se fossero entrati in uno scambio silenzioso e una bolla fosse intorno a loro. È stato allora che ho avuto l'idea della sintonia, perché vidi quei due quasi vibrare l'uno con l'altro. Capite? Rick stava guardando il suo destino, sapeva che sarebbe morto da lì a poche settimane, così come Steven stava morendo quel giorno. Steven gli stava mostrando un'altra possibilità di essere. Non gli diede nessun consiglio, non disse una parola. Alla fine soltanto, grazie, è stato veramente bellissimo. Vabbè, più o meno vi volevo dire questo. Sì, sì, credo di sì. Allora, grazie Francesco, grazie molto di questa conferenza che è stata secondo me interessantissima. E qui c'è un minimo di spazio. Joss, tu mi senti? Se mi senti tu mi sentono tutti. Mi senti? E adesso c'è un po' di spazio per domande, che in genere provoca un momento di gelo all'inizio perché tutti non vogliono... E allora tocca a me fare. Io però una cosa che non... Tutti mi parlano dei canestri, che mi dici che sono sti canestri? Non ho mai capito che sono sti canestri, 4, 3, non si riesce a capire che sono, perché pare che sia una delle diciamo cose fondamentali nel buddismo. Io ho cercato di leggere, di capire, ma non ho mai capito di che stiamo parlando. L'immagine è bellissima,
queste cose che raccolgono, questi canestri che raccolgono, diciamo, il sapere o ciò che è importante, credo che questa sia la storia. Detto questo, io credo che adesso poi sceglie lui se raccogliere un po' di domande tutti assieme e rispondere tutti assieme o rispondere uno per volta. Io purtroppo, come al solito, ho la luce negli occhi qua e quindi non vedo, però se qualcuno di voi alza la mano, forse qualche per fare domande, se no lui comincia intanto a rispondere su sta cosa e poi... mi fate vedere, per favore, o fate un fischio. Allora, Francesco, comincia tu, così intanto si rompe il ghiaccio. Allora, i canestri. Sì, le scritture buddiste sono raccolte tradizionalmente, le scritture antiche, in tre canestri. E un canestro raccoglierebbe i discorsi del Buddha, gli insegnamenti, un altro raccoglierebbe l'equivalente dei nostri atti degli apostoli, che nel buddismo sono in pratica le regole monastiche, però legate agli episodi che le avrebbero generate, cioè bisogna dare un regolamento alla comunità e c'è il racconto che spiega di come mai quel giorno fu deciso di fare questa regola piuttosto che un'altra. In realtà quindi è una composizione abbastanza lunga. E poi c'è il terzo canestro, aggiunto più tardi, che raccoglierebbe quelli che ho menzionato in chiusura, i testi della scolastica, cioè in pratica i testi, potremmo dire, filosofici o comunque di interpretazione degli insegnamenti e del codice monastico. Però una cosa è importante notare, la parola canestro, perché è stata scelta questa? La parola canestro. Perché c'è una metafora qui, in realtà, con l'uso che veniva fatto, e forse anche fino a non molto tempo fa, anche da noi, del passaggio di mano in mano di un canestro con dentro i materiali per i lavori edili. Cioè la sabbia, la ghiaia, l'acqua. Quando si fa una costruzione c'è bisogno che si formi una fila di persone e ciascuno passa all'altro il canestro con dentro i materiali per costruire magari un muro a 200 metri. E quindi l'idea di fondo dei canestri non è perché semplicemente raccolgono questi scritti, chiaramente questo, ma perché gli scritti o le scritture, tanto per cominciare, tramandate inizialmente oralmente, quindi non c'era fisicamente il canestro di fatto, cioè mai stato fisicamente, ma perché queste scritture tramandate oralmente venivano tramandate da maestro a discepolo, da abate ad abate ad abate ad abate, i quali poi le insegnavano attraverso altri monaci a tutti i novizi e i monaci della comunità. Quindi la metafora insiste molto sulla trasmissione diretta dell'insegnamento, ecco perché il canestro, perché nel lavoro edile si faceva così. Nulla a che vedere con i massoni, ovviamente. Certamente no. C'è il professor Di Donato, so che vuole dire una professor Luciano Gaudio. Decidete chi di voi due, mi sembrate i due gemelli là, eh? Francesco, una cosa che mi incuriosiva è la definizione... Luciano, più forte, Luciano... Una cosa che mi incuriosiva. Sì. Una cosa che mi incuriosiva era la definizione di sé, e diciamo il tentativo di trovare il sé. Ti faccio questo tipo di domanda: il sé è il tutto o il nulla? O è il tutto e il nulla contemporaneamente? Francesco, quello è un chimico, eh. Purtroppo te lo devi sorbire, è un biologo. Anzi. No, provo a rispondere. Te lo devi sorbire. E ognuno ha i suoi problemi. Nei testi buddisti sono moltissime parti polemiche di critica ad altre dottrine. Le dottrine che vengono criticate di più sono quelle nichiliste, di cui ci sono varie varianti, vari tipi, diciamo così, e tradizionalmente una ventina. Quelle sono l'oggetto della critica più feroce, se posso usare questo termine, insomma, all'interno delle scritture buddiste,
Il Buddha se la prendeva soprattutto con i nichilisti. Quindi, partiamo dall'idea che nel buddismo antico soprattutto non si parla di sé, poi però dovrò aggiungere aggiungo una chiosa dopo, non si parla di sé perché, come accennavo prima, si vuole rompere, io credo, un linguaggio che sia ormai cristallizzato. Ogni generazione, questo faccio un discorso, ma parentesi nella parentesi, ogni generazione ha bisogno di riformulare, rifondare i linguaggi. Sto leggendo un libro di Caro Figlio sulle parole, no? Che mi ha regalato una collega qui. Le parole vanno riscritte, vanno ripulite, no? Vanno rimotivate. Ogni generazione ha bisogno di farlo. Evidentemente, c'è forte motivo di pensare, nell'India del IV-V secolo a.C., un certo linguaggio religioso, per quanto potente, importante, significativo, forse si era un po' incriccato, forse si era un pochino irrigidito. C'era bisogno di ripartire con il linguaggio religioso. Invece di partire parlando di Dio e dell'anima, che erano il tutto, il sé è il tutto nell'induismo dell'epoca, nel brahmanesimo anzi. Il sé è il tutto, l'atman è il brahman. L'assoluto, il macrocosmo, corrisponde al microcosmo. Il buddismo fa provocatoriamente un discorso diverso. Non parliamo a partire dall'alto o, se volete, dall'intimo. Cominciamo a parlare di quello che ci crea i problemi. E che ci crea i problemi? L'attaccamento, l'avversione, l'ignoranza. Prendere fischi per fiaschi, diremmo noi, no? Cioè prendere il sé per quello che non è sé. Allora, provocatoriamente non parla di sé. Non parla del sé, non parla di Dio, non parla dell'assoluto. Ci sono anche definizioni al positivo, eh? Il nirvana è quel posto dove brilla la luce senza esserci il sole, brilla la luce senza esserci le stelle, dove c'è felicità. Ci sono definizioni dell'assoluto, molto velate, molto non gli si dà grande importanza, ma non si parla né dell'assoluto né del sé. Certamente però si fa la critica al nichilismo. Quindi, se riesco a rispondere, spero di essermi fatto capire, il sé non si sa se è il tutto o se non è il tutto. Su questo i buddisti non si espongono, perlomeno nella fase antica, poi però faccio una chiosa. Certamente non è il nulla, ecco, questo penso che deve essere chiaro, no, se no non staremo parlando di una soteriologia, parleremo nella migliore delle ipotesi una visione del mondo. Nel buddismo più tardo però, influenzato in parte anche dal brahmanesimo e dall'induismo, e poi in altre culture da altri sistemi di pensiero, altre religioni, si comincia a rivedere un po' la questione. Allora non si ha paura di parlare della natura del Buddha. Nel buddismo, che poi si svilupperà molto in Asia centrale, in Tibet, in Cina, si parlerà anche in India a un certo punto, si parla del Dharma Dhatu, cioè l'elemento del Dharma, che è qualcosa che è insito in ciascuno. In ciascuno c'è la natura del Dharma. E cos'è il Dharma? Dharma vuol dire quello che sostiene, connesso al nostro firmus. L'unica cosa ferma in questo mondo dove tutto scorre, tutto è transitorio, tutto è impermanente, l'unica cosa permanente è il Dharma. La natura del Dharma sta in ciascuno di noi, diranno alcune tradizioni a partire dai primi secoli dell'era cristiana. Si svilupperà a un certo punto, abbastanza presto, una scuola importante del Tathagata Garbha, cioè dell'embrione del Tathagata, cioè del Buddha in pratica, uno degli epiteti del Buddha. No? In ciascuno c'è questo embrione, in ciascuno c'è già un Buddha in realtà. Un po' come il sole sta... Scrivevo anche in questa paginetta, non so se qualcuno l'ha letta lì nel Corriere del Mezzogiorno oggi, no? Dietro le nuvole c'è il sole che splende. Le nuvole sono avventizie. Noi abbiamo un'ignoranza avventizia, non sappiamo di essere già risvegliati. Mutatis mutandis, se mi permettete di fare una brutale comparazione interreligiosa, i cristiani diranno noi siamo figli di Dio, insomma, magari non ce ne rendiamo conto. Quindi semmai si tratta di riscoprire questa cosa. Quindi col tempo anche nelle tradizioni buddiste ci sarà la tendenza a identificare qualcosa.
pur sempre, con un linguaggio possibilmente apofatico piuttosto che catafatico, diciamo, no? Più al negativo che al positivo, perché c'è sempre una sorta di timore, quasi un'impronta iniziale della tradizione, per cui delle cose ultime, tutto sommato, è meglio non parlare. Se ne devi parlare, è meglio che lo fai con cautela. Intorno al nostro Medioevo, diciamo così, qualche secolo prima, insomma, a partire dall'VIII, IX secolo, si sviluppano invece alcune tradizioni che con più coraggio parleranno della mente luminosa, parleranno appunto in chiave quasi direi quasi teistica, sia del Buddha, che a quel punto non è più soltanto il fondatore umano di questa tradizione, di queste tradizioni, ma anche... Infatti, scusami se ti interrompo un momento, io, in tutto quello che stai dicendo, io ti stavo per domandare, ma come fai a definirla religione questa cosa? Cioè, più, capito, mi sembra da quello che... Io non ne so nulla, ovviamente. Da quello che è più, come dire, un'idea filosofica, ma non c'è una teogonia, non c'è un Dio, non c'è... C'è religione nel sentire comune per noi. Qualcuno che ha creato qualcosa da qualche parte ci ha destato, no? È vero che lo vogliamo mettere così, ma mi sembra molto più un approccio filosofico, capito? Che, no, oppure c'è un pezzo che tu non ci hai raccontato, diciamo. Un po' c'è un pezzo che non ho raccontato, perché poi c'è tutto un vissuto religioso che invece è molto devozionale, perché nel buddismo c'è molto una sorta di doppia verità, no? Se ne parla esplicitamente in alcuni testi. C'è la verità, diciamo, del mondo e poi c'è la verità assoluta. Io oggi vi ho parlato un po' su alcune cose che mi interessava dirvi per farvi capire alcune cose a cui tenevo, ma si poteva forse parlare dicendone totalmente altre, no? E sarebbe stato un discorso, credo, funzionante perfettamente. Quindi c'è un vissuto dove invece gli aspetti devozionali e quindi più tipicamente religiosi ci sono, anche nei buddismi. Poi c'è da dire che noi identifichiamo la religione con appunto l'esperienza, diciamo, di un rapporto, direi più o meno personale, o mediato da una comunità, o comunque un rapporto più o meno diretto con una divinità che noi definiamo personale, che con noi ha un rapporto, gli diamo del tu, diciamo, a Dio in qualche modo, no? E nel buddismo questo non c'è, ma questo non vuol dire che non ci sia l'idea di un assoluto, non vuol dire che non ci sia l'idea di una soteriologia, cioè tutto questo si fa per raggiungere la liberazione, e il liberato fondamentalmente è una persona che sa come stanno le cose, quindi da un punto di vista, diciamo così, razionale, intellettivo, e non è sprovveduta, ed è una persona che ha realizzato pienamente quelle dimensioni a cui ho fatto cenno prima, e cioè equanimità, amore, compassione e gioia compartecipe. Non sono questi i portati di un qualsiasi serio percorso religioso? Cioè, se la religione è l'ortoprassi e la realizzazione di un superamento dell'io e del mio, il buddismo è religione. Se per noi religione è un rapporto con un Dio personale che si è rivelato, che ha mandato un suo emissario, eccetera, il buddismo in alcuni casi non rientra nella tipologia. Ciononostante, io credo che forse dobbiamo noi ampliare un po' il concetto di religione, mi permetto di dire, no? Allora, se... eccomi, eccoti. Sì, posso? Intanto io non sapevo proprio nulla del buddismo e lei ha fatto una conferenza difficile e molto colta. Ci dovremmo pensare. Mi ha colpito, mi scusi, io sono un semplice professore di anatomia patologica. Mi ha colpito la osservazione. Negli ultimi tempi lei ha nominato molto l'osservazione e ovviamente agli studenti di medicina, proprio perché la mia è una disciplina per immagine, faccio la metodologia dell'osservazione, basandomi anche su quello che Calvino molti anni fa ha scritto in un'antologia per la scuola media, l'osservazione e la descrizione e continuare ad osservare come soluzione del problema. E mi viene in mente che osservare dal latino significa observo, cioè non è solo guardare, è conservare al fine di.
la consapevolezza del buddista può essere, diciamo così, la soluzione del problema? O qual è la voglio dire, è questa la differenza con l'Occidente, con noi occidentali? Perché noi facciamo osservare per fare qualcosa, ma può essere anche la consapevolezza che assumono i miei studenti per fare qualcosa, avere una certa attinenza col buddismo? Mi scusi questa domanda che apparentemente mi sembra stupida. Così come quando lei ha detto il monaco dice noi vogliamo solo dire quello che non siamo, mi viene in mente anche Montale, ovviamente, no? Quando dice solo codesto oggi vogliamo dirvi ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Questa seconda parte, ciò che non vogliamo, è quello che ci distingue da quella consapevolezza, osservare, per il piacere di osservare soltanto, o possiamo unificare un po'? Mi scusi, questa è una curiosità veramente, grazie. Sì, io spero di essere in grado di rispondere, innanzitutto spero anche che al di là della complessità, delle cose che ho detto, insomma spero che un po' si sia capito. Guardi, provo a rispondere. Anzitutto, mentre lei parlava, mi venivano in mente alcune immagini, adesso spero di ricordare. Prima cosa, può darsi che quello che lei dice sia abbastanza in sintonia. Io, a proposito dei suoi studenti, no? Prima ho fatto l'esempio dell'esperienza estetica per fare l'esempio di qualcosa di molto vicino a noi, cioè quello di cui parlano questi testi. In realtà non è qualcosa che noi non sperimentiamo mai, lo sperimentiamo. Magari non sappiamo che cos'è, o non ci rendiamo conto, o lo identifichiamo soltanto con l'esperienza estetica, per esempio. Quindi, intanto, poter riconoscere questa cosa e poi poterla ripetere, anche fuori dall'esperienza estetica, diciamo così, se mi consentite il paragone con l'esperienza estetica. La ripetibilità di questa osservazione non giudicante. Poi, c'è un termine invece che in Occidente è stato utilizzato e che però è un po' andato fuori moda, forse proprio in quegli anni lì, proprio negli anni a cavallo del XVII e XVIII secolo, perché si è buttato il bambino con l'acqua sporca, cioè nella critica al quietismo si è buttato pure tutta la tradizione contemplativa cristiana. Io quello che i buddisti chiamano consapevolezza chiamerei contemplazione in contesto occidentale, più che meditazione, per esempio, perché per noi meditare per lo più è un'attività cerebrale, la contemplazione è un'altra cosa. Allora, in Occidente, per vari motivi, è prevalso il modello, in ambiente religioso, liturgico-razionale, cioè o c'è la liturgia, che sembra un toccasana che risolve tutto, piuttosto magica, e il teologo, magari von Balthasar, che volevo dire, no? Che produce una sorta di filosofia, di sovrastruttura filosofica o teologica alla dottrina, a quello che è. Di pratica si parla molto poco, se non di pratica religiosa, liturgica, diciamo così. La contemplazione è un'altra cosa, e i contemplativi cristiani, non è un caso, a proposito di, non ho menzionato, ma nel Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono sorti vari movimenti, soprattutto in Giappone e anche in Europa, di monaci cristiani contemplativi, carmelitani o di altre tradizioni, anche benedettini, in ritiro insieme a monaci zen nei monasteri o giapponesi o italiani o tedeschi. Esperienze di contemplazione, però, dove lì hanno trovato un terreno comune. Poi voi lo chiamate in un modo, noi in un altro, però stiamo, tra virgolette, praticando qualcosa che ci accomuna. Io penso nella vita di tutti i giorni noi facciamo questo tipo di esperienze. Non ce ne rendiamo conto, non gli diamo importanza, non le sappiamo riconoscere, non sappiamo che esistono delle, tra virgolette, tecniche, ma insomma forse qualcosa di più di semplici tecniche, no? Che ci permettono di farlo di più, di essere di più. Questa cosa qui. Aspetti, mi era venuta in mente un'altra immagine che mi sa che mi sono dimenticato, ma forse mi riviene in mente dopo. Montale buddista. Insomma, vabbè, mi perdoni, l'ho dimenticato quello che volevo dire, ma più o meno spero di aver risposto un po'. Allora, ci sono altri interventi o altre domande? Mi rendo conto che, ma non vedo bene.
Sì. Vai. Una curiosità più che altro, se non due. Ha senso parlare di eresia nel buddismo? Le faccio la domanda perché all'inizio ha citato alcune di queste sette, qualcuna la individuo come setta all'interno del buddismo, che dicono delle cose che insomma a me sembrano completamente fuori dallo spirito del buddismo. Vabbè, questa è una curiosità. L'altra curiosità invece ha a che fare col ruolo nei testi originali della reincarnazione, delle vite precedenti e così via. Le faccio questa domanda perché questo è uno dei temi con cui, una delle immagini che sono arrivate in Occidente e che però, secondo me, tradiscono ancora lo spirito del buddismo e che però fanno capire che il buddismo, a differenza delle altre religioni, è la vera religione, cioè è una terapia per l'uomo, diciamo. Ok. Cominciamo col discorso dello scisma. Beh, c'è un passo importantissimo del codice monastico in cui, in una tradizione sta nel codice monastico, in un'altra sta nei sutta, insomma, comunque, dovunque sia, c'è un brano in cui il Buddha sta per morire e prima di morire i suoi discepoli gli chiedono cosa faremo quando non ci sarai tu. E il Buddha dice, se arriva un monaco e dice, espone una certa dottrina e la definisce buddista, cioè buddista, dice che è quello che ho insegnato io, dice, voi andatela a cercare nel Dharma e nel codice monastico. Non la dovete cercare nella lettera, ma nello spirito. Se c'è, allora va bene. Se non c'è, questo monaco sta sbagliando. Quindi un'idea in qualche modo di autorità, ecco, cioè un'autorità che sancisce la ortodossia o l'eterodossia, in qualche modo lo stesso Buddha l'avrebbe data. Poi sì, questo brano sicuramente è stato redatto dopo la morte del Buddha, quindi magari qualcuno gliel'ha messo in bocca, non è escluso. Però l'idea, insomma, già in antico, che comunque il corpus degli insegnamenti fosse il criterio di veridicità o meno di un altro insegnamento, ripeto, da interpretare rispetto allo spirito e non nella lettera, questo c'è in effetti, quindi si può parlare di eresie. Il Buddha vivente dovette contrastare alcune, tra virgolette, scissioni, alcune eresie in seno alla comunità, così ci dice la tradizione, di qualcuno che interpretava in chiave più ascetica ancora la pratica buddista, per cui non si poteva neanche, già i monaci di stretta osservanza non dormono sdraiati ma seduti, questi addirittura dormivano sulle pietre, sempre seduti, poi tu vivi di quello che ti danno i laici, lì no, peggio ancora, devi essere oltre di quello che ti danno i laici, ma soltanto alcune cose i laici ti possono dare, neanche tutto, e così via. E queste furono condannate, già Buddha vivente, esempi di scismi. Scismi su questioni, se vogliamo, anche a noi possono sembrare secondarie, vista poi la storia successiva del buddismo, dove da questo punto di vista c'è stata una grande varietà. Però faccio una considerazione, chiudo su questo, e dove c'è una comunità umana, c'è poi la tendenza all'ortodossia e all'eterodossia. Cioè, è una tentazione, secondo me, dell'uomo, prima ancora del buddismo, quella di dove un po' di persone stanno insieme, si richiamano a un fondatore, state tranquilli che dopo, se non è dopo un mese, dopo 10 anni, arriverà qualcuno che dice il fondatore aveva detto così e tu sbagli. Fa parte dell'animo umano, quindi ha certamente senso, sia, diciamo, per i motivi che ho detto prima, ma poi perché storicamente ci sono state molte scissioni, un fiorire di scissioni. Tanto è vero che è addirittura irriconoscibile, a parte per le quattro nobili verità, alcune tradizioni giapponesi, con alcune tradizioni americane, potremmo dire oggi, del sud-est asiatico, sono a volte difficilmente riconoscibili. Cioè, gli occidentali che dicevo prima, che
solo a un certo punto hanno capito che si trattava della stessa cosa, non è che perché erano scemi, ma perché oggettivamente i buddismi sono diventati tali e tanti e talmente variegati che offrivano la possibilità di essere non identificati come... Ah, poi mi sono ricordato cosa volevo dire la signora prima. Vabbè, semmai dopo. E la seconda parte della... la trasmigrazione, lei diceva... Allora, le vite precedenti. Ma nel buddismo, qui è un po' il punto dolente, perché dici, non parli dell'Atman, però ammetti, continui ad ammettere la reincarnazione, cioè neanche reincarnazione, la retribuzione karmica. Non si parla di reincarnazione, se ne guardano bene. Si dice retribuzione karmica. E questo fa sì che i buddisti nella dossografia brahmanica siano al penultimo posto, cioè i peggio di tutti sono i materialisti, che non ammettono neanche il karman, cioè la retribuzione karmica. I buddisti sono abominevoli, ma perlomeno ammettono il karman, quindi un gradino sopra, sempre infimi, ma un gradino sopra. Ovviamente fiumi d'inchiostro, sia oggi sia in epoca antica, su come interpretare il karman, perché se non c'è qualcuno che trasmigra, questo karman dove va? Chi ne è responsabile? Non c'è una risposta veramente soddisfacente dal mio punto di vista. L'idea è che c'è una vita, un continuum mentale, che assume, diciamo così, una configurazione psichica, fisica se volete anche, ma psichica senza tutto, che dà l'impronta al prossimo continuum. Questa è la risposta tradizionale. Prendiamo una fiamma, un esempio classico, no? Una candela, accendiamo un'altra candela e poi spengiamo la prima. È la stessa o è diversa? Cioè, rispondono con un indovinello, non è che si dà la risposta precisa. Pur di non parlare dell'Atman, del sé, però volendo riconoscere che l'azione ha un portato etico, cioè ha un portato, una responsabilità etica, come voglio dire. Perché se tu non accetti la retribuzione karmica, inevitabilmente non ha più senso le opere di bene, non hanno più senso tutta una serie di, no, anche la pratica religiosa, non ha senso tutta una serie di cose che invece sono importanti per chi crede in una soteriologia, in un cammino. Nell'istante in cui credono nel cammino devono accettare il karman, però il karman, la retribuzione karmica, per cui se io compio un'azione un risultato ci sarà, o in questa vita o in una prossima, questo fa un po', diciamo, a pugni, in effetti, con l'idea di qualcuno che è lo stesso ma non è lo stesso. In qualche modo sì, in qualche modo no. Fanno l'esempio del seme con l'albero. È l'albero uguale al seme? No, chiaramente è una cosa diversa, ma è nato dal seme, sì. Produrrà altri semi, certo. Non so se mi sono spiegato. Se nei testi originali se ne parla a proposito dell'azione e quindi ha a che fare con quello che diceva lei, oppure a proposito, diciamo, della illuminazione e quindi avrebbe a che fare con quello che dicevo io, e cioè che il buddismo è una terapia e questo sta scoprendo delle parti inconsce di sé, no? E quindi non le riconosce come sue e sono vite passate. Ecco, non avendo una teoria, sì, della mente. Su questo non sono in grado di dire nulla, quindi non... Però se posso dire la cosa che volevo dire alla signora prima, che mi è venuta in mente, la tendenza, come dicevo alla fine, è quella di comunque identificarsi con qualcosa. Cioè, nella nostra esperienza ordinaria, se non c'è quell'osservatore, tra virgolette, distaccato, la tendenza naturale della macchina umana è identificarsi con quello che si ha davanti. E questo è il punto, fondamentalmente. Un'azione non identificata, un'osservazione non identificata. E banalmente c'è un sutra molto importante in cui si dice c'è l'uomo ordinario e il nobile discepolo. Che differenza c'è? L'uomo ordinario soffre oppure è felice, e quando soffre... soffre ancora di più, perché fa scattare una seconda freccia, diciamo così, no? Soffre e poi
si colpisce da solo con una seconda freccia che è l'insoddisfazione per il dolore, oppure prova un piacere e scatta la seconda freccia dell'attaccamento al piacere. Il nobile discepolo invece soffre, prova piacere, punto. È il non fare il salto ulteriore, quindi se c'è questo osservatore non giudicante si fanno le stesse esperienze ma in maniera un po' più lucida, questo è il concetto di fondo, non so se era l'aggiunta che volevo fare prima. Allora, io finirei qua per tutta una serie di motivi. Uno, perché veramente credo che ci abbiamo molto da pensare con quello che ci ha detto Francesco adesso. Due, perché i bilanci della Federico II non permettono di prolungare lo straordinario oltre una certa ora. Ed è veramente, con questo ringrazierei innanzitutto l'Orientale, poi Francesco per averci dato una giornata di puro piacere.